Allora, Sealed. Questo è ancora Sealed. Lo starter box. Allora, innanzitutto spieghiamo una cosa, c'è Luca? Qui c'è roba anche tua, qui sì, dentro. Sì, lo so. Sto pensando che da quando l'abbiamo comprato è passato un annetto. È passato un annetto e converrebbe rivenderlo Sealed piuttosto che aprirlo. Secondo me sì, perché vabbè, perché è aumentato. Secondo me non sarà salito tantissimo. Però un po' sì quest'anno. Sti cazzi. Allora, questo box uscì in occasione dell'uscita del primo film di Yu-Gi-Oh! La cosa bella, secondo me, è che c'ha la forma di quei pacchetti regalo che i giapponesi prendono al volo nelle varie stazioni o nei vari negozi quando devono andare ospiti da qualcuno, vengono invitati e la portano un pensierino. Il problema è che questo è un pensierino abbastanza imponente. Ci sono varie carte più strumenti che servono al gioco, cioè proprio in game, cioè vabbè, vi facciamo vedere dopo. Spacchettiamo, tocca aprire. Piano piano, guardiamo prima qua, bellissima illustrazione. Guarda, Luca visibilmente contrariato. Io penso che la sua voglia di spacchettarlo sia superi incredibile il valore dell'oggetto. E poi tra l'altro, ah, ormai è aperto, eh? Andata Luca ormai. Piano piano, tiriamo la pellicolina. Oh, guarda che roba. Che adesso le pellicole Konami non so più così, non c'hanno più né questo tipo di plastica né a meno che non l'abbiano così rimpacchettato, eh. Scam. Lì è scam vero, eh? Adesso tutte le pellicole Konami hanno appunto la serigrafia. Ah, ma si apre come un forziere. È il forziere, piano 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 piano. Eccoci, eccoci. Ma che bello, Luca. Che bello, che bel lavoro che hanno fatto. Assurdo. E le carte sono qui, protette. Protette. Secondo me è il pezzo più forte di tutti, il più incredibile, più particolare. Lo sai che per me è la calcolatrice. Anche per anche me. Te. È incredibile, è incredibile. Infatti volevo partire. Questa è la calcolatrice per segnare i danni. Adesso tutti con le app sul telefono, mentre una volta. Guarda che roba, guarda che roba. Assurdo, assurdo pezzo. Aspetta, facciamo vedere un po'. Eccolo qua. Guarda che roba. Bellissima, cazzo. Eccoci. Con il logo ovviamente in giapponese Yugi, Konami dietro. Poi cos'è? Semitrasparente? No, non è semitrasparente. No, no, no. No, no, no. Ma va? Vediamo, Luca. Oh! Attenzione! Funziona ancora dopo, io credo, quanti anni, Luca? 25? Una 20, sì, 20, più di 20. Più di 20 anni, sì. No, 25. Sì. Sì, all'incirca. Assurdo. Che bello. Poi bisogna spiluzzicare qui, eh? Vai, piano, vai, spiluzzica piano, te, piano, vai, piano. Vai. Ora voi non lo state vedendo, ma è tutto accucciato. Fa fatto piano piano. Eccoci. Impossibile. Vabbè, vabbè, tanto mi ha rotto il sigillo. Sigillo levato. Eccoci. Le. Ma sono qui oro, argento e bronzo. Eh sì. Ah, ma io pensavo ci fosse il braccialetto proprio, no? Invece sono tre stelline a caso che si muovono così. Così. Si possono levare, però. Eccoci qua. No, vedi, però si possono applicare. Sono di plastica, chiaramente. Si sì, c'è una sorta di bottoncino sotto. Secondo me dovevi comprare a parte il braccialetto per applicarcelo. Eh sì. È l'unico. E poi facevi tipo un 3x del starter box per averci 3 oro sul braccialetto. Ok. Poi io direi questa agendina. Eccoci. Con un mini booklet addirittura. Fammi vedere. Ci sono scritte le regole? Sì. Eh sì. Sì, sì, sì. Campo da gioco. Illustrazione di Pegasus con Kaiba. Bellissima questa, guarda l'oro in Egitto. Tra l'altro sembra una cosa sulle piramidi. Jojo. Cioè il tratto sembra quello di Araki. Assurdo. Beh, tutte cose che te probabilmente qualcosa capisci. Sì, adesso fatti dove da un'occhiata. Molto bello. Ah, bello, con Exodia dietro. Ma che illustrazione hai tirato fuori questo libretto. Ma peccato, è così piccolo. Il mago nero, il curibo, testo incazzatissimo, mai visto. Anatema del drago e questo qui che cazzo è? Non lo riesco a vedere. Gaia il cavaliere, certo, Luca. Dio buono, siamo dementi. Cos'è? Gaia il cavaliere. Ah, lo vedono più grande loro. Aspetta, guarda di qua. Sì, sì, sì. Ragazzi, è minuscolo questo booklet, voi non avete idea. È piccoli, cioè, raga, è piccolissimo. Cioè, questo è il booklet, eh. Cioè, è più piccolo di una carta.
Ah, eccolo Luca, guarda. Oh, oh. Vabbè, ora ok, qui ci rime- ah, ok, qui ci metti la calcolatrice. Eh sì, fondamentale per andare in giro a sfidare gli amici. I punti li segni qui, tipo il come si chiama? Forza 5, forza 4, mi sa, sì, forza sì, 4. Sì, sì. Per sfidare gli amici, ecco. E qui è il questo, attenzione, per segnare i punti delle partite. Certo. Miseria, guarda che tutti i turni. Ma guarda che lavoro avevano fatto, enorme. Pazzi. Facciamo vedere dopo meglio questo. Sì. Anche perché ora Luca non vorrei dire, ma tocca rimuovere. Vuoi partire? Guarda, addirittura da mettere la cintura. Hanno fatto il porta deck e il porta porta deck, che addirittura si incastra col velcro. Oh! Vabbè, è la droga. L'ho visto. È il circolo la bamba. È lì. Cazzo. C'è. Allora, piano, questo piano. È il porta... Sì, sì, questo porta è la cintura. Fai quello che vuoi. Piano, piano. Sì. È lui. Vediamo come esce, perché uscivano veramente distrutti questi, eh. No. Allora, adesso come lo tiri fuori, però? Con la mano. Levina, subito, sì, subito. Guarda, dovrei averle proprio qua. Guarda te. Pronto all'inserimento io, eh? Sì, subito inserire. Guarda che roba. È incastratissima, sì. Luca. No, fai piano. Allora. Questo sì, so a pelo. Tira fuori tutto. Tutto? Tutto e lo appoggi qua sul tavolo. Ecco. Mamma mia. Ecco perché era incastrato. La bombatura. Drago bianco, guarda che bello, senza codici, niente, col box grosso, col layout vecchio, nulla, giapponese. Vediamo anche il back. Guarda le stelline come sono divise tra di loro, c'hanno più spazio rispetto a sì, il massimo. No, eccoci qua. Eccoci una sega, questa è tosta. Piano. Luca, io... Andata. Cioè, andata sì. No, però... Piano, che eccolo qua. Io pure gli sei rimasta la plastica appiccicata dentro. È doppio giro. Vabbè, massimo è l'ultimo. Andata. A posto. Via. Attenzione, drago il primo. Attenzione. Eccoci qua. Ok, ragazzi. Appoggiare. Eccolo qua. Oh. Che bello, mamma mia. È venuto fuori veramente bene. Eccolo qua. Bellino, preciso. Guardate che roba. Bello, è uscito proprio bello, Luca. Sì, anche sul retro. Mm-mm. È un po' decentrato in basso, ma è venuto veramente fuori è buono. Bene. E via. Basta, mai più lo voglio vedere io questo. Eccolo qua. Puoi appoggiarmelo vicino qui. E poi, non so se l'hai sentito, ma tecnicamente la porosità della carta non è come quella adesso. Ora le super sono lisce, mentre queste qui una volta erano tutte granulose sul davanti. Ora l'hai slivato, però non c'è andarlo con l'untino della mano. No, tanto ora c'ho la sleeves, quindi è andata. Sì. Che figata. Però c'hanno proprio una porosità completamente diversa. Che bello. Incredibile. Questo è proprio il... Assurdo. Il drago bianco che abbiamo desiderato tutti da ragazzini, dai. Non c'è versi. Poi fatto... Questa è la versione un po' più simile a quello di Kaiba, no? Sì. Perché il layout lo ricorda, chiaro non erano come quelle dell'anime, però diciamo che questo layout ci si avvicina parecchio. Dai, tutto il resto mi sa che è tuo, Luca? Sì, vado piano. Tutto il resto è tuo. Vado piano. Airbound, questo essere, non so se l'hanno mai ristampato, io non l'ho mai visto. Anch'io non... Lui è nato e morto qui, secondo me. In questo set. Io non lo ricordo lui, ragazzi. Io mai visto. Dice che è esclusivo dell'anime questo coso. Ok, ecco perché. No, al contrario, Luca, mi raccomando. Fammi questo errore. Non vuoi che le slivo? No, vanno messe così, perché poi nell'album non beccano la polvere mai se le mette al questo contrario. Questo purtroppo è venuto stradecentrato, ma... Vabbè, ma anche il drago bianco è leggermente... Ma tanto Airbound rimane qui per sempre. Eccoci qui. Mamma mia lui. Cazzo di cavaliere. Ultra peraltro, che bello. Sì, è questo ultra stranissimo con la brillantezza centrale che ricorda le super, insomma. Ti ricordi il drago bianco, quello del set che poi, insomma, vedremo. Mm-hmm. C'ha una sorta di sfumatura arcobaleno. Ok. Mentre qui... Ruotalo un po', facciamolo vedere. Tanto non succede niente. Sì, la brillantezza... Eccolo. Vedi, c'è un po' i colori appaiono. No, non c'è il drago nero, Reckless, purtroppo. No, infatti Volpe mi dice, ma quando sboosterete il drago nero? Volpe non c'è. Bisogna prendere il mazzo di Kaiba. Scusami, di Joy, che Masella c'ha, tra l'altro? Guaito.
Il nome italiano non era così di questo qui. Sai che sono molto belle le scritte argentate o dorate, non ho mai capito per il daltonismo. In teoria sono dorate queste qua e argentate. In giapponese sono veramente fighe, vedere gli ideogrammi brillare così sono... White, servitore del tesco in italiano, com'è che si chiama? Faccio vedere Luca che sono super pratico. Vai, vai, tu sei super, te l'ho visto un po'... School server. Comunque questo a me fa parte proprio di quegli artwork di Yugi che mi fanno impazzire, talmente brutti che fanno il giro e... diventano bellissimi, naif proprio. Non sembra neanche Yugi questa carta. È vero, è vero. Cioè il primissimo Yugi, quello del volume 1, volume 2. È un'altra roba proprio. Beh, questo insomma, conosciamo. Un grande. Io te le slivo, vai, te goditele, poi te le slivo io, okay. Ti sta a preoccupare. Dai, sono anche leggermente, sì, sono porose, però vedi, sono glossine un po'. Sì, questa sì, questa è molto glossy. La Super c'ha un effetto diverso, anche lui. Mai visto io. Lui, che cazzo è questa roba? Dell'anime. Mountain... mai visto, mai sentito questo qua. Eccolo qua, quella è la montagna. Gnomo armato di ascia. Mountain Warrior. Insana porosità. Warrior. Dovrebbe esserci un'altra bombetta fra un po', eh. Sì, però no, non diciamo nulla. Leggendaria carta fra poco, però. Tanto ci sono anche dopo, vabbè. Oh, si vede già. Si vede la leggendaria. Un po' di viola si è visto. Vabbè, l'insettino sempre simpatico. Questa qui cos'è? Io ho mai vista questa. Questo è un demone. Fighta, il combattente Shadow, il combattente ombra. Shadow fighta. Combattente ombra. Ecco, guarda qua che bellino. Guarda qua che bellino. Questo lo sto cercando raro da una vita in prima edizione, porca troia, è decente. Eccolo qui. Questo è comune. C'hanno una finitura super glossy rispetto alle altre uscite nello structure. Guarda qua che roba. Questo naso è note. Guarda che roba. Naso note. Che poi penso che la metà delle carte sono uscite qua, però non sono mai più uscite. Devil. Va bene, Luca. No, queste lo conosciamo bene. Questo è di artwork. Questo è sconosciuto, nessuno sa chi è. Nessuno sa chi è. Mocciata finale, non credo si chiami così quella carta. Questo combattente invece l'abbiamo visto tantissime volte, tra l'altro fa parte di quegli artwork primari di Yu-Gi-Oh! Che c'ha questo stile super, super crudo, che lo differenzia tantissimo dallo Yu-Gi-Oh! Più recente. Guarda che roba, che linee nette proprio. Che poi questo è un uomo col fuoco intorno. Capito? Cioè, ma anche questo, che cazzo è questa roba? Perché? Tra l'altro queste sono carte che puoi trovare solo qui dentro, cioè, che inculata è? Tra l'altro di questo non leggerò il nome. Perché? Bannabile? È che legge il katakana, sì, non so come legge. Cioè, vuol dire quello... Vuol dire quello cosa? F-word, N-word? N-word, esattamente. Com'è possibile? N-word. Perché c'è presente Mante, quello che sta prima. È scritto così, io non lo leggo però. Ok. Vabbè, ma nero si può dire, eh? Non è scritto nero. Ah, ok, è ok. È scritto okay. Quell'altra cosa. Ah. Quindi non dire... Oh! Monster Egg, lui famosissimo, conosciutissimo, era qualche. Ti bambino. Ricorda un po' anche l'uovo dei Digimon, questo se ci pensi. Sì. E io credevo che fosse. Aspetta. Oh. Attenzione. Vai. Ah, che queste sono state pressate per 25 anni. Cioè sì, però sono tenute bene, attaccate. Luca, fidati, non è facile trovarle così. Sì, belle. Ma no, dico, è normale che siano attaccate tra di loro, cioè sono state sempre chiuse lì. Che ma dici il Neromante. Cioè, no, non si chiama così. Lui si chiama Ne. L'altro katakana sì, e Mante. No, non c'è Mante alla fine, era per farti capire cos'era, okay. Non è Mante lui. Vabbè, comunque si poteva dire. Ah, vabbè, il draghino di fuoco qua, sempre allegro. Eccoci qui. Tra l'altro spero ci sia almeno una polimerizzazione qua dentro, sennò è un po' scam. Vediamo. Anche una polimerizzazione. Vediamo. Anche questo io non l'ho mai visto in vita mia. Il prete maligno, tecnicamente mi sa che diventa prete... Anche N-word anche questo. No, però il prete oscuro. Ma tra l'altro i mazzi, come eravamo... I mazzi cosa l'avevo comprati io? Sì, no, quelli sono tuoi. Quelli sono tuoi. Ok. Quelli sono tuoi, eri solo felice. Non mi ricordavo già più questa cosa. Vai. No. Questo è il Monster Thor. Carte, io... Boh. Chissà perché hanno deciso poi di limitarle qua dentro e non farle più. Hanno voluto fare completamente un altro restyle. Tra l'altro sembrano sempre gli stessi illustratori qui. Sì, qua. Ma anche la colorazione fa veramente schifo, sì, così sfumata, boh. Kamen Toke. Bella anche bellino, con la falce, piccole falcette.
Guarda che essere, poi non si capisce cos'è. Teschio. Il corpo dei orribili nella loro meraviglia assoluta. Esatto. Sono molto d'accordo. Verissimo, verissimo, verissimo. Sono orribilmente belle. Cioè, se tu togli il fatto che è una carta di Yu-Gi-Oh! Prendi solo l'artwork, pochissimi secondo me riescono a capire che è una carta di Yu-Gi-Oh! Forse dagli sfondi, ma anche gli sfondi sono strani. Gli sfondi sono strani. Questo già. Però ci hai familiarizzato con lui, familiarizzato. Quest'altro l'hai visto una volta e basta. È assurdo. Molto più conosciuto. Anche questa la sto cercando da un po'. Lei anche sta cercando. Sì, rara. È rara in prima edizione di Drago Bianco e Blu. Danza questa. Chimaze. Mai vista anche questa. Tutti giullari. Fanno veramente sembrare tutti parte di un circo. Sting. La fiammella. Questa sembra uscita proprio da un altro gioco di carte. Mazzo Twitch Italia. Assurdo. Ah, poi come le hanno messe? Cioè, un po' di carte comuni e poi la fusione, un po' di mostri normali e poi la fusioncina. Perché da quella è la figata. Fondere i mostri, io mi aspetto tre polimerizzazioni a questo punto. Tanto c'è il bordo inferiore sta sempre più calando. le prossime saranno senza bordo inferiore proprio. Flame Ghost, bello. Il fantasma infuocato. Ok. Bellino Flame Ghost, vabbè, lui riconosciutissimo, poi è arrivato anche dopo nella sua forma a triplice testa. Coi cazzi anche. Sì. Bello, questo mostraccio. Questo dove l'hanno preso? Vabbè che c'ha l'occhio come un mirino, sembra tipo da un fucile. Ok. Assurdo. Però molto figo. Cioè a me queste merdacce mi garbano proprio. Poi con lo sfondo bordeaux, così. Sì, fine. Sì. Neutro. Neutro. Mugman. Questo è preso un po' da un altro brand, diciamo. Hanno cambiato il colore dal viola a questo arancio. Sì, vabbè, dai. Questi mostri però mermosi sono sempre stati. Sempre quelli. Beh, questo conosciamo. Questo è già un po' più fresco come artwork, sì. Però, insomma. Più fresco, il mazzo acqua, fondamentale. Impossibile giocare. Bellina lei. Bellissima questa. Poi che tiene la luna tra le mani. Molto bellina anche questa qua, sì. Che poi c'ha il piumaggio quasi dipinto, no? Come il vestito. Questa tanta roba. Bello anche lui. Un golem. Si può dire golem? Golem. Ovviamente, ci mancherebbe. Che è Voas. Chissà As. Perché As? Scopriremo. Bellino anche il trucco. Questo è l'albero d'Ecude. Tutto indemoniato. Delle due torri. Vai. Bellissimo arbusto. Vabbè, questo l'abbiamo già visto mille volte. Bello, bello questo. Queste fanno un pazzi così. Queste veramente belle. Con la mano che diventa pianta poi. Eccoci qua. Vento e sole. Cioè, questa l'avevo già vista mille volte. Aspetta. Ce n'è un'altra dietro? Sì. Aspetta. Sempre. Ok. Eccoci. Oh, vabbè, lui. Il King. Smoking. Fierissimo. Tira fuori Jerry, uomo fagiolo, è venuto un po' più avanti. Sarebbe bellissimo, ma non c'è. La pegora, che però c'ha un significato praticamente esoterico. Sta arrivando una bombettina, Luca, sì, preparati piano, perché piano. Ho visto un silvering sospetto. Lo snake, perché il serpente c'è sempre bene. Questo Devil, è bello, Devil Snake, proprio un nome base da carta. Questo è molto bello, a me piacciono questi mostri brutti qua, non c'è verso. Troppo più belli. Guarda sta merda, dai, sì, ma di cosa stiamo parlando, dai? Ma che cazzo è sta roba? Ching troppo belli. Slime. Poi con gli occhi tutti storti, la mona che esce, assurda. Senza senso. La mona che esce? La lamona. Ho capito, scusa. Tra l'altro è scritto Masaki. Assurdo. Col katakana sopra, ovviamente. Masaki, nostro fratello. Impossibile sempre. Leggere una parola. Vabbè. Occidentale. Ma sì, poi Masaki. Attenzione il Kretz. Qua andiamo con roba tosta, Questa poi uscì diverse volte. E qua vediamo appunto. Cambia totalmente, no? Il formatino. Guardate quella dopo. Che bella. Aspetta, arriva. Prendi la trappola e dopo c'è la magia. Ah, eccola. Foresta. Tra l'altro, che bello l'idogramma così brillante. Che Mori. Bello, cazzo. Rara. Foresta e dopo la foresta è lei. Aspetta. Eccola qua. Eccoci qua. Tutti che erano 200 così, pulito. Come erano stampate male, mamma mia. Vai. Questa è anche il bordo qua, stiamo perdendo piano piano. Bella anche montagna questa. Così super è incredibile. L'avevi mai vista super te? No, così no.
Poi c'è una filigrana in mezzo stranissima. Aspetta. Sì, sì, si vede, a farla vedere in live. Ma voglia se si vede. Non c'è neanche il simbolo della magia terreno, verissimo, verissimo. Manca anche quel simbolo lì. Sappiamo solo che è una magia. Non c'è differenza tra le magie. Tutte le magie sono magie. Sogan! Mi piace. Questa è anche centrata, attenzione. Sì, un po' centratina, sì. Umi. Umi. Incredibile. Carta tra le più longe. Per forza, eh? Per fare che ce n'era due, ho alzato, dai. Su. Aspetta. Eccoci. Eccoci qua, dai. Eccoci. Via. Piano piano. Yami. Questa buona carta. Si simbolo, legge un no? po' il giapponese, Luca. Sì, 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 sì. Bellino, è che da qua legge lì. Però questa mi ricordo. Bellissima. E poi. Madonna, il Rei Jackie. E poi. Sanda! Mio padre! Bellissimo, bellissimo. Rei Jackie, che la cosa assurda è in giapponese si chiama Thunderbolt. Sanda Borto. Quindi hanno preso. Quando l'hanno portata da noi, gli è nato un nome che sembrasse giapponese, Rei Jackie. Quando in realtà era Thunderbolt. Il più potente. Il più potente. Slivare perfettamente questa. Sì, 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 sì. Vabbè, non è che puoi slivare male. Volere appendere a muro proprio. Sì, vabbè, perché siamo diventati. Vabbè. Ciao, bellissimo, bellissimo. Fare rivedere un attimo Thunderbolt. Un sì, secondo. Guarda che roba. Fare rivedere bene. Questa da vicino merita tutto. Questa è la carta più fiera del mondo. La più importante. Guarda come è fiero. La più importante. La zuppa di fagioli, sì, è lei. Luca dice Thunderbolt con pronuncia alla giapponese. Sanda Borto! Così. Ma non è che sono in guerra nel più... No. Cos'hai visto? Cos'hai visto? Dopo c'è una roba incredibile. Bombettina. Questa in italiano era diventata Hinotama, mi sembra. Sì, sì, sì. Era lei. Che invece qua è Fireball, quindi... vabbè, Fireball. Palla di fuoco. Giapponese piace, no? Usa sempre i nomi inglesi e a noi i nomi giapponesi. E poi eccola lì, eccola qui, la più potente polimerizzazione del incredibile. Mondo incredibile, la polimerizzazione, questo credo sia la prima tutte. Tra l'altro la prima polimerizzazione, credo, sì, credo sta polimerizzando penso, così tanto che esce anche lei dall'angolino, ma ormai è un classico con questo set. Bello. Esce di fuori. Sempre divertente la polimerizzazione, sì, bellissima. Trappolino. Trappolino va rimosso il trappolino qui. Fondamentale la magia, polimerizzazione imbustata intanto. Si sta facendo, Luca, sta facendo. Due trappole solo c'erano, quindi. Ok, fatto okay. Un po' più fatica questa. Perché è super pesante. Ah, per quello. Eccoci qua. Due trappole solo in tutto il set. Questa ve la conoscete. Ammi, prendi il... Che hai visto? Ah sì, c'è scritto sotto un'altra roba, sì. Sì, sì, Dueling Monster. Prendi il cazzo. Questo è il drago bianco, porca puttana. Sì, lui è il primo. Io ho le mie sleeves qua. Esatto, visto che ora andremo a aprire un altro paio di decks. Via! Per poi fare la partita, io ho queste sleeve qua. Toccato prenderli.